Qui, in questo campo di gara, si svolgerà la singolare tenzone dei nostri cinque sciuchi. Salve, sono Marcello Cordovani, sono qui nel comune di Vicopisano, in un caratteristico paesino di nome Lugnano. Perché vi ho accompagnato oggi qui? Perché vi presento questo, come si suol dire, amena località, vi presento Lugnano. Perché qui a Lugnano c'è la riscoperta di antiche tradizioni. Domenica 17 settembre prossimo ci sarà il primo Palio dei Sciuri. Proprio per parlare del Palio dei Sciuri che ci sarà il 17 settembre prossimo, chi meglio del presidente dell'associazione che organizza e sovraintende a tutto l'evento? Sono qui appunto con Nico Marchetti, il presidente dell'associazione, il magistrato del Palio. Salve Nico. Buonasera. Senti, la domanda è d'obbligo. Come nasce l'idea, perché visto che questo è il primo anno, come nasce l'idea del Palio dei Sciuri qui a Lugnano? Allora, l'idea è nata innanzitutto da un gruppo di amici che sono appassionati di cavalli a livello di associazione, che è l'associazione Cavalieri del Monte Pisano, che ha sede nella zona di Caprona e poi nel territorio di Vicopisano chiaramente ha tanti simpatizzanti, persone che sono vicine al cavallo, sono vicine a questo tipo di sport. È normale che abbiamo visto che in alcuni maneggi o zone dove noi teniamo i cavalli, ultimamente abbiamo comprato degli asini, e non, questo si parla sulla strada provinciale, e molte persone, bambini, gente che non aveva mai visto proprio questo animale, si sono avvicinate e la domenica, come nei giorni festivi, sono tutti con i ragazzi e con i bambini a vedere questi tipi di animali. È da lì che fra amici è venuta proprio in mente di creare un palio che appunto è il Palio degli Asini, perché questo in antichità, quindi negli anni, diciamo così, nel subito dopoguerra, negli anni 50, nella nostra località, che è località Noce, esisteva già, perché i contadini, chiaramente essendo un mezzo di trasporto accessibile a tutti e che di conseguenza serviva anche per l'aiuto, proprio per lavorare le terre come mezzo di trasporto per portare materiale dai campi fino alla fattoria. E durante la festa del patrono di Noce veniva fatta, che questa fattoria chiaramente era di un proprietario, del fattore, che veniva fatta una festa che era proprio il Palio dei Sciuchi, così detto in gergo pisano il Palio del Ciuo. Perché? Perché era un modo di ritrovarsi tutti i contadini dopo un anno di duro lavoro, era un modo per stare insieme, per ritrovarsi e per presentare a tutti l'animale, cioè il proprio animale di cui ne andavano fieri, perché era il suo compagno stretto di lavoro. È da lì che noi abbiamo ripreso questa tradizione, perché sappiamo che l'asino comunque
comunque è un animale in via di estinzione, quindi vorremmo anche valorizzare quello che è l'animale in sé per non perderlo e perché anche le generazioni future, i bambini, i ragazzi di più giovani possono avvicinarsi sia al mondo del cavallo e anche a questo animale che ha diritto di rispetto perché fino ad oggi ci ha aiutato nei lavori della campagna. Le contrade sono state fatte in base a livello storico, diciamo così, dell'ambiente del paese, più o meno quali erano le varie zone, quindi il Poggio, San Giorgio che ha una prestigiosa chiesa di epoca paleocristiana e la piazza che è sempre stata al centro, la nuova zona nuova che è stata costruita intorno agli anni 80-85, questa zona di qua, e quindi noi abbiamo pensato di suddividere la zona nuova, zona vecchia, e i vari posti dove comunque risultano a livello storico quelli fondati sul paese, ecco, per questo motivo qui. Quindi c'è stato il giusto mix fra un freddo calcolo, chiamiamolo così, fatto a tavolino perché le esigenze di numericità non possono, sono imprescindibili, e comunque il rimanere legati a una sorta di riconoscimento. Infatti la domanda a questo punto era: ma i contradaioli si riconoscono? Stanno cominciando le rivalità? Sinceramente questa cosa era partita un po', diciamo, è stata una sfida perché oramai Lugnano già da molti anni, anche durante la festa del patrono, era un paese che oramai, diciamo così, era rimasto un po' spento, quindi con questa cosa che ha coinvolto comunque non solo una piccola cerchia di persone, ma proprio tutto il paese, si sono sentiti tutti protagonisti per ogni contrada della festa patronale, e di conseguenza all'inizio è rimasta un po', sono partiti un po' tutti molto titubanti in questa cosa. In realtà poi dopo, quando invece altre contrade hanno risposto bene a livello di addobbi, a livello, cioè credevano nella festa, e allora il paese, dopo la prima bandierina che è stata messa, ha preso corpo e è diventato proprio una grande sfida ai migliori addobbi. Infatti, come possiamo vedere, anche la piazza è stata addobbata in maniera bellissima per questa cosa, e chiaramente nascono le rivalità, quali i confini, quali sono i nostri confini, che poi diventa anche per noi come associazione, come comitato, gestire bene gli spazi di confine tra una contrada e l'altra. Addirittura un semplice palo o un pino fanno sì che scatenino la guerra tra le contrade. Questo è normale, ma è bello, è questo, è bello così, è bello iniziare a sentire proprio il clima del palio, ecco. Sì, no, il clima del palio è sicuramente una febbre che scalda gli animi, che divide, che poi alla fine è quello che dà forza e motore a qualsiasi manifestazione, mi verrebbe da dire tipicamente da palio, ma è lo stesso sforzo e lo stesso cuore che mettono anche i tifosi, sto pensando a il Genoa, la Sampdoria, il Milan e l'Inter, eccetera. No, però guarda, lì si fa paragoni completamente diversi. Il palio, qui siamo in un paesino molto piccolo. Ecco, la domanda a questo punto, io so già la risposta anche perché l'ho letta fra le parole che mi hai detto, ma diciamola palesemente: il finanziamento, perché per organizzare e mettere in piedi una manifestazione del genere c'è comunque bisogno di braccia, di volontà e di soldi. I finanziamenti dove arrivano? I finanziamenti momentaneamente arrivano dagli sponsor, che sono, diciamo così, al di sopra delle parti, cioè
hanno finanziato chiaramente l'associazione per quanto riguarda i vari permessi, spese di gestione vive che esistono, però devo dire che poi in fondo le spese di addobbi e lavoro, tanto tanto lavoro che già da una ventina di giorni ad oggi si sta facendo, è divenuto tutto da cittadini, da ogni contrada, cioè il capo contrada che si è sentito lui in dovere di trascinarsi dietro tutta una schiera di persone, perché diciamocelo chiaramente, quelli che ci hanno creduto a monte sono stati i capi contrada, non quanto le persone, perché si sa come in tutti i posti e dopo anni che niente è stato fatto in un paese come questo è diventata un po' di titubanza, quindi era poca anche la forza lavoro in sé per sé. In realtà poi ha scaldato gli animi il clima che due, tre, quattro persone si sono ritrovate e hanno iniziato, si sono portate dietro una schiera, cioè tutta, diciamo così, tutta la contrada si sono prese, però hanno veramente, infatti un ringraziamento forte lo vorrei fare a loro, perché mi sento in dovere di dire che a oggi hanno lavorato veramente bene, tanto, con tanto spirito, e sono andati poi in fondo molto d'accordo, si sono incontrate anche persone della zona nuova, come si stava dicendo prima, che non erano entrate nell'ambiente del paese, perché oramai lo sappiamo, quando le vecchie generazioni crescono insieme, tutti in un piccolo paese come questo ci conosciamo. Le persone che vengono da fuori non hanno riferimenti, non hanno persone con cui allacciare un rapporto. Bene, il Palio ha dato questo al paese, di unificare proprio tutte le persone, quelle nuove e quelle vecchie. Sì, no, una manifestazione del genere, se ben sentita e ben curata, è un grosso collante a livello di tessuto sociale e quindi di riconoscimento, perché l'ho detto, lo ripeto, nelle contrade nasce la rivalità, ma poi alla fine sono tutti cittadini di Lugnano e quindi magari si viene uno di fuori tutti uniti contro, no? questo è un classico. La manifestazione come si svolge? Io leggendo i Depliant, che vedo che tieni anche in mano, ci saranno, chiedendo poi di chiarire le informazioni, ci sarà una sfilata, uno spettacolo, ogni contrada ha 15 minuti a disposizione, correggimi se sbaglio qualcosa, 15 minuti a disposizione per uno spettacolo, c'è una giuria che dà un premio alla miglior sfilata barra rappresentazione, poi c'è il premio chiaramente per chi vince il Palio. Io avevo delle curiosità su qualche domanda. Innanzitutto, chi sono i fantini, come sono stati trovati, i sorteggi o l'assegnazione degli animali, se ci sono delle regole particolari o curiose che avete introdotto nel regolamento. Sì, allora innanzitutto i fantini sono persone che corrono pali, ma non a livello di asini, a livello di corse di cavalli, cioè puro sangue, gente che ha corso pali di fucecchio, gente che è comunque in grado di sostenere una corsa, questo per un problema anche di sicurezza delle persone che vanno, non sono stati cercati da ogni singola contrada, ma bensì sono stati forniti da noi come magistrato del Palio. Chiaramente le regole fondamentali sono il percorso che poi dopo andrete a vedere, è un anello dove si corre e ci sarà un'assegnazione questa la sera precedente, la mattina scusatemi, del Palio, quindi dopo la benedizione, perché verrà fatto un raduno di cavalli e verrà fatta la benedizione ai cavalli. A quel punto successivamente verranno assegnati, come si dice in gergo, i colori. I colori sono ogni contrada con gli asini che sono numerati, quindi da 1 a 5, verrà sorteggiato l'asino, quindi il numero con il colore, cioè il colore viene attribuito al fantino. Successivamente nella corsa ci sarà un'unica persona che può avvicinarsi all'asino, e questo è l'artiere, colui che dalla sera precedente al Palio è il custode vero dell'asino. Al centro, diciamo così, alla metà del percorso saranno riuniti tutti gli artieri, cioè saranno coloro che durante la corsa sono gli unici che possono intervenire a dare una mano al fantino per poter portare l'asino all'arrivo, o meglio, se l'asino si ferma, quindi è normale che non è un cavallo e che quindi abbia dei ritmi diversi a quelli di un cavallo,
può darsi che si fermi, rimanga a metà percorso. Ecco, in quel caso è l'artiere che va a intervenire insieme al fantino per pingerlo, spostarlo di peso, cioè può fare quello che vuole purché lo porti all'arrivo. È chiaro che ci sono, dal momento in cui il primo asino taglierà il traguardo, ci saranno 5 minuti di tempo perché gli altri asini arrivino all'arrivo, se no automaticamente sono squalificati. Verranno fatti più di una batteria, questo vedremo la forma per un problema di numerazione, che sono dispari le contrade nella nostra, nel nostro palio, e a quel punto poi vedremo come suddividerle e ci saranno circa due batterie, si pensa due batterie, e la finale chiaramente con due soli asini. Ho capito. Quindi vale le regole dei pali più famosi, Fucecchio, Siena, vale anche il ciuco scosso, vale il ciuco scosso, e se ci fosse un fantino invece, il classico fantino mingherlino, uno bello robusto, si mette il ciuco sulle spalle? È valido uguale, l'importante è che tagliano il traguardo. Chiaramente stavo scherzando. L'ultima domanda, realizzare un'operazione del genere ha bisogno degli sponsor, della buona volontà di tutti i cittadini. Mi manifestavi prima l'esigenza di voler fare dei ringraziamenti. I ringraziamenti più grandi vanno innanzitutto ai nostri sponsor, che sono la Banca Popolare di Laiatico e altre aziende che lavorano nel nostro territorio, e un ringraziamento più grande chiaramente va al Comune di Vico Pisano, questo perché ci ha dato veramente una grossa mano, si è reso disponibile dal primo momento in cui noi gli abbiamo lanciato la nostra proposta e gli abbiamo portato, diciamo così, un prospetto di quello che doveva venire fuori. Chiaramente non ci aspettavamo nemmeno noi di arrivare a questo punto, si pensava a una cosa molto più semplice, in realtà ha preso veramente piede, però un ringraziamento forte lo voglio fare a loro perché stanno dimostrando davvero di starci vicini, di seguirci in questa manifestazione, e non ci hanno fatto mancare praticamente niente a livello di sicurezza, a livello di materiali per gestire un palio del genere, che sono tanti, ci hanno fornito tutto, veramente un grazie all'amministrazione comunale. Io invece ringrazio Nico e continuiamo a scoprire i segreti del palio dei ciuchi. I kiss at last the beloved crown of my land that I left one day with my heart full of pain. I have looked in the faces of my old friends, but now they look at me as my old friend. And now what happens, you must tell me. You must remember who I am. Conosciamo la prima contrada, il Pozzo Antico, i cui colori sociali sono il giallo e il nero, e il simbolo è il gabbiano. Ho qui accanto a me capo contrada, coreografa, poi dicono siamo grandi, siamo entrambi capi contrada, comunque per dargli un ruolo, Maruska Bertini e Rita Martini. Ho sbagliato, ho detto bene? Detto bene. Allora, mi permette di chiamarla Rita, il lavoro è stato difficile? È abbastanza, insomma, per la prima volta e il primo anno certamente ci ha impegnato abbastanza. Mi dicevano alla coreografa, l'idea che presentate è segreta o la possiamo sapere in anticipo? È segreta come tutti gli altri. Assolutamente segreta. Maruska, l'organizzazione, il riferimento fondi, il riferimento braccia è stato impegnativo? Sì, è stato impegnativo, però via, diciamo, ce l'abbiamo fatta, abbiamo dato il meglio, con la speranza che tutto vada bene, ci siamo divertiti tanto e questo ci ha fatto piacere. Ci siamo ritrovati magari con persone che era tempo che non vedevamo e quindi è stato piacevole per quello.
era la domanda che volevo fare, cioè il coinvolgimento, perché se persone accomunate da una stessa idea, dalla stessa passione, è facile trovare la passione, lo stimolo, però quando nasce un palio, quando nasce un progetto del genere, bisogna coinvolgere, diciamo, quantomeno gli abitanti che sono nel confine della contrada. Questo è stato facile, c'è stato bello entusiasmo? Diciamo di sì. E, diciamo, i primi giorni sembrava difficile, poi dopo la gente ha partecipato, è stata coinvolta nella maniera giusta, quindi penso che il risultato sia buono. Una curiosità, avete preparato costumi, carri, almeno questo lo posso sapere senza sapere il tema? Qualcosa abbiamo preparato, sì. Qualcosa. Non si sbottona, non mi dice assolutamente niente, non mi dice. Gli faccio l'ultima domanda, ma chi lo vince il palio? E diciamo tutti, perché tutti siamo stati dei grandi, ci hanno messo davanti questo progetto, diciamo, quasi così all'improvviso, e abbiamo dato tutti il meglio, quindi ci sarà un vincitore, però tutti saremo vincitori. Molto diplomatica, io da questa parte che non mi si vede. Venga signora, venga qua. Sì, come si chiama signora? Variabili come il tempo, Andreina. Senta signora Andreina, chi lo vince il palio? Ma a me mi piacerebbe vincerlo noi, però d'altra parte un vincitore ci sarà. Però si è lavorato tutti, che va di tutto bene, che non succeda niente, e poi del resto si è lavorato tanto, siamo tutti vincitori. Quello spirito è buono, fanno tutti quello che dice il capo contrada, però prima lo sentivo, si vince noi. Grazie signora, grazie. Andiamo a conoscere la prossima contrada. I kiss at last the beloved crown of my land that I left one day with my heart full of pain. I have looked in the faces of my old friends, but not do you look at me as my old friend. Now what happens, you must tell me. You must remember who I am. If you see a man went down. La seconda contrada che andiamo a conoscere è il Canneto, il cui animale di riferimento è la lontra e i colori sono il bianco e il verde. Ho qui accanto a me un portavoce della contrada, Antonio. Antonio, una domanda di rito, è il primo anno, è stato difficile coinvolgere la cittadinanza o no? Il difficile è stato partire, poi man mano che i giorni avanzavano chiaramente è stato più semplice, perché siamo partiti in una decina, ora pian piano siamo venuti in fuori 20, 30, 40, la gente, l'appetito viene mangiando, quindi alla fine chi più chi meno come ha potuto ha collaborato diciamo, con quello che sapeva fare. Ecco. Quindi l'entusiasmo è salito piano piano e sta travolgendo la contrada, sì, come un'onda, ecco, io dico così. Ecco, una sinergia, diciamo, fra persone che non si conoscevano, soprattutto nella nostra contrada, poi insomma chi verrà ad assistere al palio si renderà conto, anche la nostra rappresentazione è basata proprio su quel tema, no? La novità, la zona nuova di Lugnano, quindi è tutto improntato su quello. E gente di tutti i posti d'Italia e anche del mondo, si può dire, che non ci si conosceva, hanno avuto modo di confrontarsi, di conoscersi e poi soprattutto di condividere questa esperienza, insomma, molto molto particolare, molto bella. E insomma, si spera di far bene, ecco. Perlomeno... No, dalle parole ho capito che l'entusiasmo non è stato solo nella creazione dell'idea, del progetto, ma anche da questa coesione sociale che sta venendo fuori. Ecco, la domanda di rito. Il tema dello spettacolo me lo dici o no? Ma diciamo è un segreto, già fatto cenno prima, che è comunque basato sulla novità, sulla zona nuova, quindi noi come insomma, i lugnanesi lo sanno, poi gli altri lo vedranno, insomma, non abbiamo storia come zona, perché è tutta, insomma, come si è potuto vedere credo alle immagini, è una zona fatta di case nuove, no? Case popolari nuove, eccetera, quindi
è basato su quello, sulla novità, sull'evoluzione. È già qualcosa, perché non riesco a estorgere niente dagli altri, quindi mi hanno fatto tutti i voti di segretezza. Io ci sto provando e proverò anche con le altre contrade. La domanda a questo punto è d'obbligo: ma chi lo vince il Palio? Ma sicuramente noi, no scherzo, sicuramente vincerà la buona volontà da parte di tutti, l'energia che ci stanno mettendo tutti, uno spronarsi a vicenda, no? Perché le altre contrade vedono la nostra, noi vediamo loro, cioè, è una gara all'addobbo e soprattutto una gara, insomma, a far bene, a fare del nostro meglio, e vincerà sicuramente la manifestazione. E sono convinto, ne son certo, che pur essendo una prima edizione, verrà fuori un qualcosa di veramente carino e interessante, ecco. Bene, io ti ringrazio Antonio. Grazie a voi. Adesso andiamo a conoscere le altre contrade. Grazie. I kiss at last the beloved crown of my land that I left one day with my heart full of pain. I have looked in the faces of my old friends, but not do you look at me as my old friend. And now what happens, you must tell me. Must remember who I am. If you see a man with downcast eyes and ragged clothes. Siamo davanti alla una chiesa del 1200 dedicata a San Giorgio, che dà il nome alla terza contrada che andiamo a conoscere. I colori sono il rosso e il blu, e per ogni San Giorgio c'è chiaramente il suo degno drago come animale di riferimento. Sono qui con il capo contrada, con Alessandro. Ciao Alessandro. Ciao, grazie. Ecco, la domanda di rito: è il primo anno, è stato facile trovare adesione, coinvolgere gli altri componenti delle contrade? Sì, no? No, volevo dire questo, che è stato facile perché la gente si è dimostrata davvero partecipe per questa organizzazione. È la prima volta e anzi approfitto dell'occasione per ringraziare proprio i componenti che hanno avuto l'idea di organizzare il Palio qui a Lugnano per la prima volta. Come organizzazione è stupenda, perché vedere un paese unito, cioè diviso in contrade, però unito affinché tutto riesca per il meglio, è una cosa eccezionale. Quindi personalmente come capo contrada faccio caro l'augurio per la mia contrada innanzitutto, ma anche all'altra, affinché davvero si dia il meglio di noi stessi per portare un qualcosa di positivo al paese. Grazie, belle parole, anche se lo trovate in forme diverse, ma il tono di coinvolgimento e aggregazione me lo stanno parlando anche gli altri persone, le altre contrade con cui ho parlato, capi contrada o portavoce che essi siano. Ecco, la domanda che ho fatto anche agli altri, probabilmente non mi risponderai, ma il tema della sfilata. No, non si può dire chiaramente. Sarà, penso, una cosa positiva perché non posso dire altro. Allora io ti faccio una domanda che vedi se puoi rispondere. Costumi? Ci sono stati preparati chiaramente? Scenografie? Carri? Qualcosa per avere un'idea? Cioè c'è stato un grosso lavoro di costumi e di coreografie? Costumi e di scenografie? Sì, il lavoro è stato fatto sia in scenografie, in costumi, sì, un po' in generale c'è stato fatto tutto, sì. Io sto cercando di girarci intorno, ma non riesco a tirar fuori nessuna anticipazione. L'ultima domanda: chi lo vince il Palio? San Giorgio. I kiss at last the beloved crown of my land that I left one day with my heart full of pain. I have
I've looked in the faces of my old friends. But now do you look at me as my old friend? And now what happens, you must tell me. You must remember who I am. La quarta contrada che conosciamo è il poggio, i colori sono il bianco e il celeste e l'animale di riferimento è il serpente. So qui accanto a me il capocontrada, Maria Grazia, giusto? Marzano Maria Grazia. Allora, la domanda che ormai ho fatto a tutti quanti, se questo palio, visto che è la prima volta, in contrada al poggio ha avuto riscontri, se è stato facile coinvolgere, diciamo, i cittadini di Lugnano che fanno parte di questa contrada. Bene, all'inizio è stato un po' complicato, però la risposta è stata abbastanza completa, diciamo, piano piano si sono avviati, hanno partecipato tutti fino alla fine e poi ha avuto riscontro positivo, direi. Io questo è una domanda che sto facendo anche agli altri, ma tutti quanti mi state dicendo che c'è un grande entusiasmo dietro questo palio. Ecco, l'altra domanda di rito, la sfilata. Il tema della sfilata, non ci sta sbottonando nessuno. Ci riusciamo alla quarta contrada a sapere qualcosa o anche qui non ci riusciamo? Credo proprio di no, se non fanno gli altri perché dovremmo farlo noi, no? Eccoci, dovevo stare zitto, non dovevo dirlo. Senta, ma in confidenza, tanto non ci sente nessuno. No, assolutamente. Ma chi lo vince il palio? Lo vincerà la squadra che lo merita, la contrada che sarà più brava, più creativa, direi, spero. Ok, molto diplomatica. Passiamo all'ultima contrada. I kiss at last the beloved crown of my land that I left one day with my heart full of pain. I have looked in the faces of my old friends, but now do you look at me as my old friend? And now what happens, you must tell me. You must remember who I am. Ecco, andiamo a conoscere la quinta ed ultima contrada. Stiamo parlando di Monte Bianco, i colori sociali sono il bianco e il rosso e l'animale di riferimento è l'aquila. È la contrada più in periferia rispetto al centro del paese e per le tre ormai domande di rito ho qui accanto a me il capocontrada Maria Teresa. Grazie di essere qui e la prima domanda molto semplice, l'ho rivolta anche agli altri, sto tastando il polso, il primo anno, è stato facile coinvolgere i contradaioli, è stato difficile, c'è entusiasmo? Allora inizialmente no, e poi però visto i primi che hanno cominciato a addobbare e tutto è stato bello, via, è bello. Sì, la parola d'ordine è stata una cosa bella per svariati motivi, sia per le nuove conoscenze che abbiamo fatto, per amicizie che non sapevamo di avere, perché chiaramente c'erano persone che col lavoro non si incontravano mai, invece ci siamo incontrati, benché siamo pochi in questa contrada, però è stato bello. Sì, Monte Bianco è la contrada con meno abitanti pro capite, però la parola d'ordine, ritornando alla domanda di tutti i contradaioli o portavoci con cui ho parlato, è stata una bella esperienza a prescindere, perché c'è stata molta coesione, ci siamo conosciuti. Bellissima, direi proprio bellissima, entusiasmante. Senta, io ci provo. Finisca qui. Speriamo proprio di no. Senta, io ci provo anche con lei, non sono riuscito con nessuno. Il tema della sfilata. È ancora presto. Niente. È ancora una settimana. Niente. Non riesco a sbottonare nessun capocontrada, nessuno ha detto. Gli faccio una. Gli faccio.
non sarebbe allora più palio, diventerebbe... Giusto, 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 assolutamente. Senta, mi risponda però onestamente. Ho sentito tanta diplomazia dagli altri capi contrada, ma chi lo vince il palio? Ah, non lo so. Noi ci auguriamo noi. È già qualcosa. Tanto siamo tutti bugiardi, perché tutti si dice a me me ne frega nulla, invece... Invece si vuole, e invece si vuole vincere. Certo. Va bene, io la ringrazio tanto. Io la ringrazio tanto. Grazie a lei. Buonasera. Siamo qui con il sindaco di Vico Pisano, Antonella Malloggi. Doveroso fargli qualche domanda su questo primo palio che si verrà a svolgere qui a Lugnano. Innanzitutto grazie di essere qui, signor sindaco. Grazie a voi, voi ci fate conoscere il paese di Lugnano anche attraverso il vostro mestiere, la TV è un'occasione importantissima per noi, perché Lugnano, si diceva passeggiando nelle strade, è piena di cose bellissime. A Vico Pisano ci abbiamo la Torre del Brunelleschi che è pubblica, ma qui ci sono strade, viuzze, angoli, scorci e poi ville meravigliose. Private, quindi difficilmente anche visitabili se vogliamo, però hanno una loro presenza nel paese, sono un punto di riferimento importante. Il palio io spero che serva a questo, a far capire la bellezza di questo paese, perché Vico Pisano in tutto il comune è pieno di angolini meravigliosi e Lugnano è forse uno dei più belli che ci abbiamo in tutto il territorio, fatto proprio di piccole viuzze e alla fine si scopre San Giorgio la chiesa, no? E quindi, oppure in un'altra stradina abbiamo una villa con un parco secolare, è veramente un posto da visitare e da godere. Sì, effettivamente abbiamo nella nostra ricognizione a conoscere le contrade, abbiamo trovato e conosciuto degli scorci veramente interessanti. Parlando prima con il presidente del comitato promotore, ci ha raccontato un po' le motivazioni e anche il recupero storico, ma che importanza ha oggi, che significato ha oggi per un comune come Vico Pisano, ma chiaramente per una frazione, per un paese, anche se bellissimo e carinissimo come Lugnano, creare un palio? Ma senti, prima di tutto la voglia di stare insieme. Questo palio ha fatto riscoprire ai vicini di casa il gusto di fare una cosa insieme, di trovarsi dopo cena. Io ho incontrato persone anche di una certa età che hanno lavorato fino all'1:30 stanotte per mettere gli striscioni. Quindi una volontà di stare insieme, di fare cose insieme, che è la bellezza dei nostri piccoli comuni, dei comuni piccoli toscani. Allora ora voglio anche annunciare una notizia che molti lugnanesi non sanno. Probabilmente entro un anno partirà il restauro della ex Casa del Fascio, che è proprio qui in centro sulla piazza, il luogo dove si svolgerà il palio. Contiamo quindi che la terza edizione del palio, perché forse per l'anno prossimo, quando partono i lavori di restauro, insomma un po' di tempo ci vuole, le associazioni avranno 200 metri quadri, 300 metri quadri a disposizione, tutti organizzati per mettere le loro cose, per poter fare di questo punto, di questa casa che è centrale nel paese, la sede delle associazioni e comunque la sede di tutti quelli che hanno voglia di passare del tempo insieme, perché stare nei piccoli comuni toscani come il nostro è soprattutto il gusto di stare insieme, di essere una grande unica famiglia, no? Con anche queste dispute che ci sono normali, no? Per i toscani, ogni contrada vuole vincere, quindi cerca di fare di tutto per primeggiare, e questo è anche questa la sfida, è una delle cose belle della vita, no? Ecco, io spero di poterli dare. Almeno tutti hanno detto ma vinca il migliore, poi qualcuno invece ha detto no, vinca noi, e qualcun altro ha detto anche ma siamo tutti bugiardi poi alla fine. Sì, ma hanno ragione, vinca il migliore, perché ognuno è convinto di essere il migliore, quindi tutti quelli che vi hanno detto vinca il migliore pensavano di avere la vittoria in tasca, e forse qualcuno ce l'ha veramente. Ora non ci resta che aspettare 7 giorni, saranno lunghissimi,
veramente lunghi, perché l'attesa è tanta, però io voglio dire al presidente del comitato, lui la sua vittoria sicuramente lui l'ha già raggiunta, perché il paese è già meraviglioso una settimana prima dell'evento, vuol dire che la sua iniziativa è stata accolta, seguita e amata da tutti quelli a cui lui si è rivolto, quindi lui la sua vittoria, il suo palio l'ha già vinto, ora spetta alle contrade cimentarsi con la sfida. A domenica. A domenica. Grazie signor sindaco. Grazie a voi. Abbiamo fatto questa ricognizione a una settimana dal palio, abbiamo visitato tutte le contrade di Lugnano, abbiamo parlato con il presidente del comitato organizzatore, con i capi contrada o il loro portavoce. Adesso è rimasta soltanto una domanda. Chi lo vince il palio? Misteriosi sulle rive del Rio Grande, generalmente i banditi prendevano le scorciatoie e spesso per disimpegnarsi passavano a guado un fiume. Hai le case sulla riva, hai le splendide donne brune che mentivano per chiamavano i tagliaguri. Libero il centro della piazza, che viene effettuato il sorteggio e l'assegnazione del vessillo alle contrade.
Sono qua a rappresentare Telemondo, a cercare di portare le immagini di questa splendida giornata in televisione per far sì che poi tutti possano magari la prossima settimana riguardarle con calma. Comunque, che me ne sembra? Mi sembra una cosa molto simpatica, perché comunque i ciuchini sono splendidi, sono carini, e una bella iniziativa. Spero che d'ora in poi sarà un appuntamento fisso qui a Lugnano, quindi spero di essere qua anche il prossimo anno. C'era sempre all'arrivo una specie di abilene e i passanti in camicie a scacchi bianchi e neri. Una spia dentro il saloon, la bistecca alta due dita, un telegrafista vile ed il capo era un banchiere. I miei pomeriggi lunghi, seduto davanti a casa, nell'estate che disegna silenzi pomeridiani. Passavano tra cipressi, vigne, suoni di campane, le strade di Texas. Saluto ai rappresentanti del Canneto, il Pozzo Antico di San Giorgio, Poggio e del Monte Bianco. Castelli. San Giorgio! Il Fantino! Che monterà! Sestra il Fantino! L'asino di San Giorgio sarà il Fantino, dal nome al vento! Pugnali, inchini. È sempre tra la folla che si nascondono gli assassini, le fughe per i mercati. Aiuto, tenente Ortega! Il Canneto! Adrian! Il Fantino sarà Adrian! Cavalli e tende. Ora puoi riposare, aquila della notte, tra guerrieri silenziosi e cielo semplicemente. Il 3 è stato assegnato alla Contrada del Poggio. Contrada del Poggio, il numero 3. Che disegna silenzi pomeridiani. Passavano per cipressi, vigne, suoni di campane, le strade di Tex. L'asino numero 4 è stato assegnato al Pozzo Antico. L'asino numero 5 sarà del Monte Bianco e il Fantino è Marco. Famosissima qua a Lugnano, perché? Perché fai Bartalucci quando ogni qualvolta ci sia una ricorrenza. Allora, questo palio, signora, com'è? È bellissimo. Tutti ci si ritirava un po' perché si aveva paura, ma vedendo il lavoro ci sono buttati tutti a corpo morto. Insomma, quindi una bella manifestazione. Sarta per un mese. Cosa ha fatto? Cosa ha realizzato? Bandiere, cosacche, ho fatto tutto. Quindi lei, la signora Andrina, è indispensabile a Lugnano, diciamolo, va bene? Sulla strada ci sono solo io. Siamo in
compagnia dei rappresentanti del Canneto, colori bianco-verde. Vi piace questo ciuchino? Oh, è il meglio, se non a caso si è scelto noi. Sì, sì, siamo pronti, diglielo. Ora mi mangia il microfono. Questo ciuchino vi piace? Sì, abbastanza. È bello grande, bello ticcio. È bello grossino, speriamo che corra anche. Siamo in compagnia adesso di Monte Bianco, questa contrada dai colori rosso bianchi appunto. Allora, questo ciuchino mi sembra bello scuro, il più scuro di tutti se non sbaglio, vi piace? Sì, è molto bello. È molto bello, ma pensate che le prestazioni fisiche siano altrettanto valide? Sì, sì. Quindi vi piace? Sì, 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 sì. Adesso se la telecamera si vuole un attimo girare, perché qua è tutto in presa diretta, vediamo colui che viene definito il boss di questa contrada, che è super impegnato, sta litigando chissà con chi al telefono, ma va bene così. Intanto io tornerei qua con loro. Adesso dove state andando voi? Stiamo andando al campo sportivo perché praticamente ci sarà il pranzo adesso, dove sono radunati sia i cinque ciuchi sia i cavalli della manifestazione, che poi prenderanno parte alla sfilata storica. Eccoci qua con il ciuchino del Poggio, la contrada del Poggio, vedete i colori azzurro e bianco. Ciuchino, ma ti hanno lasciato solo? Ti hanno parcheggiato qui, sì, ma adesso hanno detto che ti porteranno da mangiare e da bere, ok? Ho capito, va bene. Allora, in bocca al lupo, mi raccomando, fa il bravo, che mi sembri carino. Mi sa che è il più piccolino di tutti, però, oddio! Ciao, bello! Oddio, amici, e basta le vostre bugie! Bugie! Com'è questo ciuchino? È un po' durino. Non ce la fanno a portarlo da lì al palo, perché vorrebbero parcheggiarlo come gli altri ciuchini, solo che mentre gli altri sono tutti bravi bravi, si sono sistemati, questo non ci vuole andare. E le ragazze giustamente dicono, si inizia bene. E non ce l'avevamo già. Non voglio più amici, e voglio solo nemici. Non voglio più amici, e voglio solo nemici. Non voglio più amici, e basta le vostre bugie. Bugie. Questa terra tanto ce la fotti a noi. Che cazzo dici? La vostra libertà. Ma cosa dici? Noi ce l'avevamo già. Non voglio più amici, e voglio solo nemici. Non voglio più amici, e voglio solo nemici. Non voglio più amici, e voglio solo nemici. Non voglio più amici, e basta le vostre bugie. Bugie, bugie, bugie.
Making your way in the world today takes everything you've got. Taking a break from all your worries sure would help a lot. Wouldn't you like to get away? Sometimes you wanna go where everybody knows your name, and they're always glad you came. You wanna be where you can see our troubles are all the same. You wanna be where everybody knows your name. Everybody knows your name. Perché fai Bartalucci quando ogni qualvolta ci sia una ricorrenza. Allora, questo palio, signora, com'è? È bellissimo. Tutti ci si ritirava un po' perché si aveva paura, ma vedendo il lavoro si sono buttati tutti a corpo morto. Insomma, quindi una bella manifestazione. Sarta per un mese. Cosa ha fatto? Cosa ha realizzato? Bandiere, cosacche, ho fatto tutto. Quindi lei, la signora Andrina, è indispensabile a Lugnano, diciamolo, va bene? Bianco-verde, vi piace questo ciuchino? Oh, è il meglio, se non a caso si è scelto noi. L'avete scelto voi, diciamo che avete avuto fortuna, hanno tirato a sorte, sì, ed era il più bello. Oggi ci ha insegnato qualcosa, abbiamo telefonato. No, non parliamo di queste cose, poi altrimenti ci tagliano tutto anche in televisione. Insomma, mi sembra che abbia una bella struttura. La struttura, il fantino è il meglio, l'abbiamo già briefingato a dovere, per cui non ci sono dubbi, la vittoria è nostra. Qual è il vostro inno per questa battaglia? Vincere e vinceremo. Vincere e vinceremo, ok, grazie, ciao. Pronto? Sì, siamo pronti, diglielo. Ora mi mangia il microfono. E adesso siamo in compagnia di San Giorgio, rosso-blu, qua ci sono alcuni rappresentanti, qua sono interviste a caldo e quindi siamo molto scomposti, ma va bene così. Alle nostre spalle il ciuchino, anche questo è una bella struttura, mi sembra. Signora, com'è questo ciuchino, vi piace? Sì, abbastanza. È bello grande, bello ticcio. È bello grossino, speriamo che corra anche. Speriamo di sì, di solito le cose ben piazzate corrono sempre più forte. Adesso lui se ne va, è molto impaziente. Voi che ne pensate di questo ciuchino? Scalpita e quindi deve andare forte, dai. Pronto, è pronto. Che abbiamo il Schumacher. Sono Schumacher. Ma come vi siete preparati? È stata impegnativa questa settimana? Oggi in effetti un po'. Un mese intero. Sappiamo. Sono 2 mesi e mezzo impegnativi qui. Lei, signora, fra l'altro l'ho vista su giù per le strade con le preparazioni varie, vero? Sì. Tutte noi abbiamo partecipato, ci siamo riunite, abbiamo fatto tutte le sere. Quindi questa settimana non si è cucinato, non si è lavorato, non si è stirato, non si è fatto niente? Questa settimana è un mese che non si fa più né faccende, né si fa più da mangiare, non si fa più nulla, si mangia pane affettato. Ma chi lo vince il palio? Noi, è chiaro, è chiaro, è chiaro. È chiaro.
colori rosso, bianchi appunto. Allora, questo sciuchino mi sembra bello scuro, il più scuro di tutti se non sbaglio, vi piace? Sì, è molto bello. È molto bello, ma pensate che le prestazioni fisiche siano altrettanto valide? Sì, sì. Quindi vi piace? Sì. Adesso, se la telecamera si vuole un attimo girare, perché qua è tutto in presa diretta, vediamo colui che viene definito il boss di questa contrada, che è super impegnato, sta litigando chissà con chi al telefono, ma va bene così. Intanto io tornerei qua con loro. Adesso dove state andando voi? Stiamo andando al campo sportivo perché praticamente ci sarà il pranzo adesso, dove sono radunati sia i cinque sciuchi, sì, sia i cavalli della manifestazione, che poi prenderanno parte alla sfilata storica. Bellissimi i cavalli, fra l'altro, ma i sciuchini mangeranno prima della corsa o no? Sì, sicuramente qualcosa gli verrà dato da mangiare, poverini. Ma senti, così a caldo, visto che te mi sembri un intenditore, il cappello da cowboy, comunque insomma mi sembra che ci siamo, pensi che ci faremo delle grasse risate sul fatto che tutti dicono adesso si pianteranno tutti, non partiranno, chi andrà a destra, chi andrà a sinistra, sarà così, oppure pensi che andranno per la loro strada in maniera disciplinata? Io penso ci faremo un sacco di risate. Qua con il ciuchino del Poggio, la contrada del Poggio, vedete i colori azzurro e bianco. Ciuchino, ma ti hanno lasciato solo? Ti hanno parcheggiato qui, sì, ma adesso hanno detto che ti porteranno da mangiare e da bere, ok? Ho capito, va bene. Allora, in bocca al lupo, mi raccomando, fa il bravo, che mi sembri carino. Mi sa che è il più piccolino di tutti, però... Oddio! Ciao, bello! Associazione Cavalieri dei Monti Pisani, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, l'Associazione Cavalieri dei Monti Pisani, che ha sede, se non sbaglio, a Zambra, qua sì, sempre nel nostro lungo Monte Pisano. Diciamo a ridosso del Ponte dell'Arno è la nostra sede. Sì, che poi magari la vedremo. Allora, loro oggi sono qua ospiti eccezionali del comune di Vico Pisani, quindi del paese di Lugnano, per questa manifestazione appunto del palio, del primo palio dei ciuchi. Allora, voi siete venuti qua a rappresentare la vostra associazione, ma io voglio farti una domanda. Nel 2006, innanzitutto, la parola cavaliere ci riporta un pochino indietro nel tempo, quindi nel 2006 che cosa significa essere un cavaliere? Il cavaliere nel 2006 significa avere una passione per il cavallo e cercare di coinvolgere il più possibile le persone, insomma, in questa grande passione che è il cavallo. Il cavallo è una cosa, secondo me, bellissima da scoprire, e tramite il cavallo noi vogliamo anche metterci in contatto con alcune associazioni per disabili, perché vogliamo portare su Zambra l'ippoterapia per i disabili. Noi facciamo tutte le manifestazioni, faremo a Natale, faremo tre giornate sul comune di Cascina, Babbo Natale a cavallo, e tutto il ricavato andrà in beneficenza alla pediatria del professor Macchia per i bimbi leucemici di Pisa. Niente, è una cosa che stiamo organizzando insieme al comune di Cascina e stiamo, diciamo, crescendo adesso, quindi passo passo riusciremo un po'. La nostra, diciamo, cosa maggiore, il nostro obiettivo è intanto lavorare con i disabili, permettere ai disabili di andare a cavallo e stare col cavallo, poi insomma organizzare passeggiate e così. Infatti quello volevo arrivare anche a questo, oltre al fatto che comunque la passione che vi accomuna, quindi quella per il cavallo e quindi quella anche per il mondo che poi sta dietro al cavallo, è sì quella di far beneficenza, di far spettacolo in tante manifestazioni. So che spesso mettete a disposizione i cavalli per alcuni bambini in alcune manifestazioni, come può essere qua a Lugnano. Certo. Quindi è anche una passione che magari vi porta ad essere un gruppo di amici che si muovono nella stessa direzione. Diciamo che si divide in due modi, diciamo, la passione del cavallo. Una è farla conoscere alle persone con queste manifestazioni, e l'altra è radunare il più cavalieri possibili con i loro cavalli, avventurarci, diciamo, sui sentieri di montagna, le escursioni, e poi tutti a tavola a mangiare, insomma. Ma allora, voi cavalieri, quindi seduti su dei cavalli che fra l'altro sono grandissimi, bellissimi, con una struttura fisica non indifferente, quando siete arrivati qua stamattina avete visto questi stupendi ciuchini, simpaticissimi ciuchini,
sorride già, ti stavo dicendo, che cosa avete fatto? Vi viene da ridere? E la, no, cioè... da ridere perché il ciuco in sé per sé è simpatico, però comunque fa sempre parte, diciamo, della famiglia equina, insomma. Quindi... La differenza proprio caratteriale tra il cavallo e che popò di cavallo, insomma, uno dei vostri, e un ciuchino qualsiasi del palio di Lugnano, qual è? È che un cavallo qualsiasi si sottomette a tutto quello che vuole l'uomo, un somaro invece fa tutto quello che vuole, insomma. È durissimo, e quindi qua siamo arrivati al nocciolo del discorso. Gente, diciamo, perché fa come gli pare. Sì, bravo. E quindi viva i ciuchini, io saluto l'associazione dei cavalieri pisani, saluto Federico, ti ringrazio, e quindi cogliamo l'occasione per ringraziare tutta la vostra associazione e salutarli. Ciao. Cavalieri dei Monti Pisani, dei nostri Monti Pisani, io oserei dire dal più giovane al più anziano, va bene? Sì, senz'altro. Allora, nomi? Vezio. Il più alto? Enrico. E il più anziano? Paolo. Allora, volevo chiedervi una cosa, stamani mattina siete partiti per raggiungere Lugnano da Caprona. Domanda lecita, durante il percorso le persone che cosa vi facevano? Vi applaudivano, non lo so, vi guardavano, c'è chi corre per le strade per ammirarvi, è vero, non è vero? Che sensazioni provate da lassù in cima sopra quei popò di cavalli? Ah, sinceramente è sempre positivo passare in mezzo alla gente, anche perché ormai di cavalli se ne vedono ben pochi. Poi fa molto piacere quando le persone ci accolgono in questo modo, e sinceramente quando le autorità, comunque i comuni, le province, ecco, lasciano perdere se un cavallo può fare un pochino di suoi bisogni sulla strada, ecco, questa è la cosa più importante. E comunque fa sempre piacere venire a queste manifestazioni per il semplice motivo che i cavalli rendono sempre la vita più di buon umore. E questo è verissimo, anche se lasciano in giro, insomma, è tutta roba naturale, che diamine, ecologica. Lei si può dire adesso, Reo, ho esagerato forse dicendo che lei è il più anziano, no? I capelli bianchi, sono nonno, quindi. È nonno, quindi. Però da quanti anni cavaliere? Da 30 anni. Tantissimi. Anni, quindi sono per quello che sono anziano. Quindi però, se gli hanno dato la medaglia, se gli hanno dato la medaglia è meritata. Certo. Com'è stata stamattina arrivare qua a Lugnano e vedere tutti questi bambini? Siamo partiti col temporale, quindi eravamo un pochino preoccupati. Poi stava facendo, si è aperto il tempo e siamo avviati, e abbiamo avuto una bella accoglienza qui da Lugnano, sia dai bambini, da quelli più grandi, perché l'animale, il cavallo, è quello che attrae oggi un pochino tutti. Chi lo rifiuta perché magari ha paura di impatto o perché vede una cosa grande, però è piacevole per tutti. Quindi io a 30 anni sono soddisfatto e continuerò finché Gesù me lo permette. Quindi cavaliere veramente nel cuore e nell'animo. Una cosa, visto che lei ha così tanta esperienza, come li vede questi ciuchini del palio? Ma li vedo un pochino piccolini io, però... Forse piccolini rispetto al suo cavallo, perché io ne ho visti di più piccoli. Certo, sono carini, sono belli, è un gioco, non vengono sforzati, ma non sono a pelo. Quindi come attrazione sia per i grandi che per i piccoli è un giorno diverso e è bello per tutti. Infatti alla base del palio qua, del primo palio dei ciuchi a Lugnano, c'è il rispetto assoluto del ciuchino. Ogni contrada deve assolutamente portare rispetto. Allora, dal più anziano passiamo al più alto, fino ad arrivare al più giovane. Ciao! Ciao! Allora, da quando è iniziato a essere cavaliere? Io da quando ero piccolo che avevo cavalli, quindi la passione me l'ha trasmessa mio padre, quindi... Ecco, quindi te vedevi il tuo papà e giustamente anche te hai voluto continuare la sua strada. Senti, ma quanto tempo ti impegna essere cavaliere, comunque avere contatto con il cavallo per poi poter partecipare a delle manifestazioni, perché ti ho visto ed eri, insomma, padroneggiavi su questo cavallo grandissimo come tu fossi un adulto, forse anche meglio di loro. Sì. Quanto tempo ci dedichi al cavallo? Parecchio, la mia metà della giornata in pratica. Ma ti piace, sei felice, pensi di continuarlo oppure una cosa passeggiare e poi vediamo un attimino? No, a me piace molto andare sul cavallo, fare delle passeggiate col cavallo sui monti, e quindi spero di continuare nel tempo. Lo consiglieresti ai ragazzini della tua età? Molto, perché è uno svago che rende possibile il contatto tra l'uomo e l'animale. E l'avete addestrato bene, ha fatto lo slogan per l'associazione dei cavalieri dei Monti Pisani. Allora, facciamo un saluto tutti insieme a casa dei telespettatori.